Prima di procedere all'esame dell'ordine del giorno, vi evidenzio che è pervenuta una segnalazione del consigliere Rossi a proposito di uno dei verbali di cui dovremmo procedere all'approvazione. Nel contestuale 31, sottoscritto il consigliere comunale, avendo riscontrato la lettura della deliberazione numero 46 del consiglio comunale del 30/12/2011, avendo l'oggetto decreto legislativo 2263, articolo 154, comma 1, lettera A, riconoscimento del disponibile di bilancio del 10.578.01, integrazione per perfezionamento di la cassa del voto del prestito, pubblicata sul mappa preposto online del comune, che sono presenti anche i propri appresso indicati che limitano la validità. Sottoscritto consigliere, prima indicato direttamente un assente, ma poi gli si attribuisce quindi erroneamente, in quanto assente, non è volontario. Si utilizza probabilmente erroneamente il termine esproprio, atto amministrativo già mai pervenuto, come chiaramente detto un assente di condanna, non credo alla giudice civile nei confronti del comune di Paradigma, che generale un debito con il bilancio del comune e che ha determinato questa amministrazione a chiedere l'accensione di un mutuo in oggetto, in quanto ben diversamente si è realizzata una situazione superdita per l'estendere di cosa. Chiede che con oggetto, secondo me, venga operato il mutuo di correzione alla deliberazione numero 46 in oggetto. A questo proposito, la società che provvede alla termotipia ha fatto pervenire la seguente nota. Si comunica che questo noto stenatorio relativo alla seduta del Consiglio Comunale del 30 dicembre 2012, alla votazione del secondo punto, quindi del Consiglio Comunale numero 36 del 30 settembre 2011, ad oggetto del decreto legislativo 18 agosto 2167, con un numero grave, nascimento del tipo di bilancio del 10.578.01, dichiarazione del perfezionamento punto del comma cassa conto e prestito, è stato riportato il voto contrario del consigliere Rossi. Trattasi di un recluso in quanto il consigliere Rossi si era assentato immediatamente prima della trattazione del punto. Il voto contrario è stato espresso dal consigliere Di Sarti. Si allega questo voto corretto. Questo, quindi, conseguentemente passiamo al primo punto all'ordine del giorno, dove abbiamo l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, che arriva al 30/11 e al 30. Possiamo porre ai voti la deliberazione così come proposta. Chi vota a favore? Signor Presidente, chiedo scusa, io vorrei esprimere il mio approccio soltanto in relazione ad alcune deliberazioni. Adesso dobbiamo procedere. Il problema qual è che, torno a ripetere, la mia interpretazione, noi stiamo procedendo al verbale di approvazione, quindi lei possa dissentire la motivazione di voto che a proposito della deliberazione c'è, che online voti sicuramente. Signor Presidente, molto brevemente.
riscontro che ancora una volta questa amministrazione consiglia il Consiglio Comunale quasi inutile se non incrociante presenza del sottocedere di beni specifici. Ben altre circostanze, ho lamentato la circostanza che il massimo organismo del rappresentativo della cittadinanza della democrazia fosse accantonato e addirittura dimenticato. Questa amministrazione, tutta, nessuno escluso, ha deciso di procedere verso gli obiettivi che si è preposta, proprio dopo in modo individuo, secondo criteri che non ritengo coincidono con quelli della popolazione cittadinanza, senza alcun reale confronto con tutti i consiglieri, convocati il Consiglio Comunale proprio quando non se ne può fare niente. L'ultimo consiglio si è tenuto 3 mesi or sono. Questa volta l'amministrazione ha deciso di preconfezionare i regolamenti comunali, tra i più importanti per la vita del nostro paese, e proporli in consiglio tutti assieme. Sono sicuro che se ce ne fossero stati altri eventi da trovare, sarebbero sempre stati tutti in questo stesso consiglio. Meglio così, si va così. Qualcuno continua a credere che l'amministrare sia una questione personale, in un luogo dove tutti coloro che non condividono le proprie scelte sono stupidi o incapaci, se ne ricordate di voi. Comunque sempre nemici da battere o da abbattere, da odiare o da abbattere. Non sono e non sarò mai in ogni momento, ognuno ha proprio ascolto. Oggi certo non voglio partecipare alla produzione di regolamenti frettolosi e superficiali, incostituzionali e fuori di problemi per i cittadini. Se fosse stata prima riunita la conferenza di capigruppo, come viene normalmente fatto in questi casi, in comuni dove si ha a cuore la crescita collettiva, ci avrei partecipato con entusiasmo e spirito costruttivo, senza rimanere in mente, come mia natura, ma così non è stato. Sappia questa amministrazione che i regolamenti che oggi andrà ad approvare sono stati elaborati in aria e produrranno gravi problemi alla popolazione e a questa amministrazione, e le conseguenze non saranno di poco. Non intendo, signor Presidente, signori consiglieri, ma innanzitutto signori cittadini, ahimè assenti, tranne pochissimi, essere il padre nel meno educativo di questi regolamenti, rabbonoso, ritmato e rovinoso per la nostra comunità. Consegno questa dichiarazione anche con un intervento scritto, saluto il Presidente, il Sindaco, tutti i consiglieri presenti e lascio a voi. Grazie, ci aveva chiesto un caso, così aveva chiesto la parola al Signore. Prego, intervenire. Volevo solo fare una precisazione all'articolo 7, per rivestarmi di un mi viene così informato. Forme di gestione delle entrate. La riscossione delle entrate comunali può essere esercitata con particolare riferimento alla riscossione spontanea e coattiva delle entrate fiscali e patrimoniali in forma diretta a mezzo di agenti contabili e per questo concerne l'IMU a mezzo modello F24. Sia non riprenda quella che è la formalità, quella di dover essere un momento di
complesse e credo che i giorni messi a disposizione, i 5 giorni previsti dal regolamento per poter approfondire queste tematiche, non sono giorni sufficienti per poter poi giungere consapevolmente, ma io dico per quanto riguarda il nostro gruppo, ma credo, mi rivolgo anche a tutti i consiglieri presenti nell'aula, credo con un confronto più anche serrato su queste questi regolamenti disposti sulle uffici andava messo in campo attraverso un percorso più virtuoso, più di confronto, di discussione. D'altronde anche il nostro statuto prevede all'articolo 29 conferenza di capigruppi, e l'articolo 29 nel comma 8 dice appunto, io non dovrei leggere, presso il comune è istituita la conferenza dei capigruppo presieduta dal presidente del consiglio comunale per le finalità previste dalla legge e dal presente statuto. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente dell'esercizio delle funzioni, concorre alla programmazione delle riunioni ed assicura lo svolgimento del consiglio del comune, ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento dello statuto e del regolamento del consiglio comunale, nonché il regolamento della competenza consigliare. Noi andiamo anche, ma al netto delle norme, che comunque in questo caso questa norma è stata in qualche modo non applicata, ma al netto delle norme, io credo che è un fatto di importanza, cioè, io vengo qui in tribunale, credo anche in tutto il mondo, non so se gli altri consiglieri hanno potuto lavorare in questi mesi sul regolamento comunale e arrivare qui oggi per poter esprimere nel merito, perché non c'è questa possibilità oggi, esprimere nel merito se qualche modifica o indicazione al regolamento mi sembra un qualcosa assolutamente non solo non, ma dicevo anche l'articolo dello statuto dice che c'è una conferenza di gruppo che andava convocata, a cui era deputato il compito di in qualche modo approfondire nel merito e preparare, comunque contribuire insieme anche ai capitali, agli uffici, ai responsabili competenti della materia, approfondire i regolamenti e poter arrivare ad una stesura compiuta ma anche condivisa con tutto il consiglio. I regolamenti sono qualcosa che attengono la vita del funzionamento dell'ente comune, quindi non c'è una questione che attiene all'opposizione o alla maggioranza, è una qualcosa che ovviamente sicuramente deve essere condivisa insieme per poter fare le scelte più opportune, più utili, non solo per la funzionalità dell'ente, quindi gioco forza anche per la ribaduta che poi hanno comunque nella comunità e nei cittadini. Per cui il gruppo per Alternativa chiede ufficialmente al Presidente del Consiglio e si appella anche alla sua sensibilità, oltre che al rispetto delle regole di questo consesso, di rinviare 7 punti all'ordine del giorno riguardanti i regolamenti e quindi procedere attraverso l'istruzione e anche la convocazione della conferenza di capigruppo per poter approfondire nel merito, credo che sia un fatto assolutamente da mettere in campo, nel merito la vicenda dei regolamenti, perché oggi la nostra partecipazione è non può essere una partecipazione consapevole, perché non più solo applicare qualcosa che, di cui noi non abbiamo la possibilità di entrare nel merito, perché pur oggi non entreremo nel merito di nessun regolamento. E quindi chiedo ufficialmente se è necessaria una breve sospensione, 10 minuti per poter fare una votazione di questo tipo, e chiedo ovviamente che questo rinvio venga messo ai voti.
capito è un elemento costruttivo del Presidente del Consiglio Comunale che in maniera costruttiva fuori in ogni circostanza, convocato o meno per ragioni di opportunità, costruttivi sicuramente che vanno a normare quella che può, quello che è, o quelli che sono alcuni aspetti regolamentari. Ma i regolamenti in questione io sono, mi permetto di dire che sono in disaccordo con quello che è stato precedentemente letto dai due consiglieri intervenuti, innanzitutto perché i regolamenti che stasera noi andiamo ad esaminare sono regolamenti in buona parte di recepimento di quelle che sono le indicazioni normative e intervenute nel corso degli ultimi tempi che necessariamente serviranno a questa amministrazione poi a in maniera corretta a formulare quello che sarà il bilancio, quello che sarà il bilancio per alcuni aspetti contabili e poi per quanto riguarda invece gli altri alcuni regolamenti che attengono o almeno il regolamento che attiene invece alla parte di spese di rappresentanza eccetera, io penso che in questa sede e in questo momento si possa tranquillamente discutere se ci sono delle cose da eventualmente variare, essendo il Consiglio Comunale proprio il momento in cui i consiglieri comunali partecipano e possono emendare, modificare i regolamenti. Il tempo io penso che siano stati rispettati anche almeno a me, nonostante io sia abbastanza impegnato fuori per lavoro, però i tempi di consegna della documentazione degli atti inerenti al Consiglio Comunale sono pervenuti regolarmente. 5 giorni per esaminare questi regolamenti, in buona parte, ripeto, sono regolamenti che recepiscono quelle che sono delle normative nazionali. Gli altri due, che sono quelli un po' particolari, sono su sponsorizzazione, spese di rappresentanza, insomma, penso che possiamo entrare tranquillamente nel merito. Grazie. Grazie Presidente. Io ti ringrazio per avermi dato la parola, però devo subito fare un appunto sull'andamento e sulle convocazioni dei consigli comunali. Se non sbaglio, c'è addirittura qui c'è una norma, questo un po' per cercare di dividere le spese dei consigli comunali. Ma dopo che non ci sono delle scadenze, bisognerebbe convocare i giorni festivi o prefestivi o comunque idonei per dare la possibilità a tutti i consiglieri di poter partecipare, di potersi preparare con una certa tranquillità. Io per esempio ho dovuto recitare, avevo un impegno importante che non ho potuto rimandare nel giro di quei 5 giorni, però è ovvio che se noi non osserviamo le regole, capita che il consigliere così deve, voglio dire, con precipitare per poter partecipare con il Consiglio Comunale. Ripeto, al di là della norma che pure esiste, credo, e cioè di convocarlo in momenti e in giorni festivi, però ecco, è anche una questione di opportunità e di sensibilità per dare soprattutto la possibilità alla gente di poter partecipare, perché quando noi ci lamentiamo, ed è così, lo vedo purtroppo assisto, che anche questa amministrazione lavora spesso in solitudine, non c'è quel rapporto intenso, coinvolgente con la gente, ma è ovvio che poi la gente ha nei confronti della politica così un certo addirittura disprezzo, perché noi siamo i primi a disprezzare l'elettorato come momento in cui per esempio convochiamo
i consigli comunali alle 15 del pomeriggio, permettetemi di dire, quando non, ad assistere non c'è quasi nessuno. Fino a non molto tempo fa, il primo pomeriggio, perlomeno gli anziani, i nostri genitori, diceva che era a controllo. E dice, quello lì cammina a controllo. A controllo che non le prime ore del pomeriggio, di estate, siamo in primavera, sindaco. Ed era le prime ore della notte. Chi camminava in quella, non era gente per bene, di solito. Questi erano. Siccome i nostri antenati, quando qualcosa dicevano, lo dicevano sempre con estrema saggezza, noi invece convochiamo così comunale alle 15, quando praticamente poi non c'è nessuno, proprio perché poi sappiamo quest'idea, diamo quest'idea del sotterfugio. No, io credo che sia opportuno, per esempio, convocarli addirittura. E se il segretario comunale con mi aiuta, c'è una norma, ripeto, che invita, laddove non ci sono delle scadenze, invita a convocare così in giorni festivi o prefestivi o comunque in ore non lavorative. Questo, ecco, è una richiesta che porta ovviamente alla sensibilità del Presidente del Consiglio, in modo che in futuro possa tenere presente questa mia riflessione. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, ovviamente pure io per perplessità, qui la facciamo abbastanza facile, non c'è sindaco, dice ma poi alla fine che cosa andiamo ad approvare? E casa che cosa andiamo ad approvare? Il regolamento delle entrate che deve disciplinare le entrate. E deve per esempio disciplinare anche, tra l'altro, l'assegnazione con un'eventuale concessione, qualche infortunio, credo, di qualche milione di euro ultimamente non abbiamo avuto, quando abbiamo affidato la concessione ad una società che non era in grado assolutamente di gestire. Va bene con le entrate, mi riferisco a San Giorgio, per lì qualcosa che abbiamo perso. E se noi, per esempio, nel regolamento prevedessimo qualcosa di più importante che non così una semplice dicitura che fa riferimento all'eventuale concessione, discutiamo, visto che ci siamo già ascoltati con questi argomenti, quindi per esempio questo poteva essere oggetto di approfondimento. Allora noi che cerchiamo ovviamente per quello che è il nostro ruolo di non essere superficiali, e credo nemmeno nessuno in questo consiglio voglia essere superficiale, perché la difficoltà che abbiamo incontrato noi nel dover approfondire o prendere visione in modo da poter fare delle proposte sensate, perché quei regolamenti appunto regolano la vita dell'amministrazione che viene approvato oggi e non vale soltanto per qualche mese, varrà per anni. Quindi anche credo la maggioranza non ha avuto questa possibilità di approfondire adeguatamente questi argomenti che sono, ripeto, importantissimi, perché disciplinano quelle che sono appunto le entrate e anche le spese comunali. Quindi io faccio appello alla sensibilità di tutto il Consiglio Comunale perché faccia una riflessione adeguata sull'opportunità di rinviare i punti all'ordine del giorno che riguardano appunto l'approvazione di regolamenti, in modo non che poi credo che non vi siano delle scadenze. Quando non ci sono scadenze, tutta questa
Sì, ci sono le scadenze, però le scadenze sono un po' più là, ovviamente, e non riguardano più le quali, riguardano altre cose, non quindi, ripeto, faccio appello alla sensibilità del Consiglio Comunale, in modo da poterci aggiornare e tutti quanti avere questa possibilità di meglio approfondire queste tematiche, in modo da realizzare anche un prodotto migliore con l'apporto di tutti e di mettere tutti quanti a punto con delle condizioni di poter esprimere l'apporto e fare dei regolamenti migliori. Grazie. Mi dispiace contraddire il vice sindaco, ma diciamo lo statuto non prevede che l'ordine sia consultivo, però che l'ordine sia istituito ed è le due funzioni, diciamo, non ci piove, quindi cioè, poi alla fine non delibera certamente sul regolamento, però è istituito, e ha funzioni di commissione per la formazione e l'aggiornamento dello statuto non che è di competenza, cioè questo passaggio non è stato fatto, quindi non è stato fatto per cui non è un passaggio, diciamo, che può essere fatto o non fatto, diciamo, è un organo conduttivo e ha funzioni, diciamo, di lavorare sulla predisposizione degli statuti insieme ovviamente agli esperti, ai tecnici e ai responsabili dell'ufficio. Quindi questo passa. Noi, diciamo, come gruppo, lo diciamo in aperta, insomma, vogliamo, chiediamo ufficialmente il rinvio degli effetti appuntatori del giorno riguardanti i regolamenti. Chiediamo che il Consiglio si esprima sul rinvio. Chiediamo, ovviamente, per questo non sarà. Il Consiglio interverrà, bisogna andare comunque avanti, noi non parteciperemo ai lavori, quindi i regolamenti, diciamo, se li approva la maggioranza, perché noi non siamo in grado oggi, diciamo, di poter esprimere giudizi o entrare nel merito o a esprimere conclusioni su regolamenti, diciamo, venute la mano qualche giorno fa, tutti i regolamenti in natura fortemente tecnica, diciamo, mi sembra assolutamente impossibile oggi entrare nel merito di queste questioni qui. Per cui io oggi non arriviamo a delle conclusioni che dobbiamo pensare nel fatto, però vogliamo esprimere, cioè, non solo la modificazione, ma vogliamo esprimere non solo la modificazione, ma anche il fatto che noi vogliamo dare il nostro contributo come opposizione, non vogliamo assolutamente, questo penso che per questo continuo appunto a usare, non facciamo barricate, non facciamo proteste, non vogliamo fare il ruolo, diciamo, dell'opposizione esterna. Vogliamo contribuire a dare una nostra proposta, a dare un nostro contributo, metteteci nelle condizioni di dare il nostro contributo. D'altronde, diciamo, non voglio neanche dire altro, nel senso che siamo in presenza di una maggioranza che comunque non rappresenta neanche la maggioranza dei cittadini, per cui ancora di più bisogna avere questa rispetto dovere, questa necessità di voler, diciamo, approfondire nel merito queste vicende. Per cui io, diciamo, chiedo a voi se ritenete necessario fare una presa di attenzione, la facciamo, se no andiamo a un po' sulla. Potremmo non andare se il Presidente a poi, diciamo. No, consigliere, la meglio, chiedo. Grazie Presidente. Allora, relativamente a questo punto l'ordine del giorno. Rispetto alla posizione assunta dal Consiglio di Minoranza, anche se non la condivido, mi permetto di non condividere la posizione assunta dal consigliere Rossi, perché comunque si discute con il Consiglio, c'è stata una conversazione con il Presidente del Consiglio, si discute. Poi, brevissimamente, senza fare un momento, passo poi all'intervento di Minoranza, mi permetto di parlare al consigliere di Minoranza. Non c'è la possibilità di esprimerci nel merito. Questo non è che va bene, noi abbiamo trasmesso
che stanno assunto, rispettando il valore visibile, io non vedo delle proposte, le proposte potevano anche essere fatte, voglio dire, ci stiamo riferendo a regolamenti che tuttavia sono regolamenti che già esistono. Questo in particolare è un regolamento del che è integrato sulla scorta dello statuto dei diritti del contribuente e delle ultime novità legislative. Quindi il consiglio poi vengo all'altro rilievo di fare che sia stato individualmente convocato, vuol dire ci sono stati giorni, c'è stato il tempo di leggersi le carte, di fare delle valutazioni. Naturalmente vuol dire non c'è stato nessun sottotitolo, mi riferisco alla parente fatta al consigliere per diciamo, sottrarre alla discussione del consiglio. Non c'è stato nessun tempo di sottrarre la discussione del consiglio, né tantomeno dei cittadini, quelli che sono praticamente le proposte montate all'ordine del giorno. Non mi pare che i cittadini, questa è apro la parentesi, sono stati sempre numerosi nei nostri consigli comunali. Tuttavia, non possiamo dire che si tratta di regolamenti standard per la maggior parte dei casi, o regolamenti già esistenti, per cui, voglio dire, una valutazione, una proposta poteva anche essere fatta dalla minoranza e si prende atto che ciò non è avvenuto. Grazie. Prego. Sì, il discorso è questo. Adesso diamo la parola al sindaco che ha già chiesto la parola. Io naturalmente sono portato a dire che la richiesta di un rinvio in sé potrebbe essere anche accolta. Ovviamente c'è da fare alcune puntualizzazioni. Qui gran parte dei regolamenti sono di adeguamento a norme che nel frattempo sono intervenute. Qui l'unico regolamento innovativo è quello dell'IMU. E tuttavia non va trascurato che i tempi tecnici che sono previsti dalla norma sono stati ampiamente rispettati. Quindi voglio dire, il Consiglio è stato convocato 5 giorni prima, avete ricevuto, tutti i capigruppo hanno ricevuto, anzi tutti i consiglieri hanno ricevuto la copia di tutti i regolamenti. Qui c'è mancata la convocazione dell'assemblea dei capigruppo, ma l'assemblea dei capigruppo, che pure è prevista dal regolamento, è un'assemblea che c'è stata a quale consultazione, quale organo consultivo del Presidente. Quindi evidentemente, non devo dire, non mi sono sentito, quindi non ho, d'altra parte non voglio mica lanciare la croce adesso sul Presidente, dico soltanto che lo statuto è stato invocato quasi che fosse un assunto insormontabile. L'organo consultivo è organo consultivo del Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Quindi che significa? Che può essere consultato e può essere non consultato. È affidato alla libera interpretazione del Presidente di volta in volta come dovesse ritenere importante questa consultazione. In questo momento, in questo caso, non è avvenuta una consultazione, ma di qui a dire che, come ha fatto il consigliere Rossi, che qui c'è stato un preconfezionamento finalizzato ad assicurare un'amministrazione privatistica o addirittura padronale, o parlare addirittura di norme incostituzionali, quando con molta modestia non esitiamo a dire che si tratta di trasferimento pedisseguo, sic et simplice, di trasferimento delle norme che nel frattempo sono intervenute da parte di leggi nazionali. Ora, voler fare qui un caso belli non mi pare proprio che sia il caso, voglio dire, se si ha voglia di lavorare, se si ha voglia poi di creare, nello stesso momento in cui si dice io non lucidamente fare lo spadaccino, lucidamente fare però nello stesso tempo lo yes man, noi non vogliamo né yes man né spadaccino, vogliamo che in consiglio ci sia gente razionale che
che quindi si avvalga della razionalità che io riconosco a tutti voi meno che a me, e quindi in forma di questo principio, secondo che mi fa dire che qui in Consiglio ci sono gente che ha la capacità di intendere e di volere, per cui 5 giorni, se si ha la volontà di approfondire i problemi e non si trovano scuse per rinviare, 5 giorni bastano per poter approfondire regolamenti che, ripeto, sono già in vigore nel Comune di Ferrara, sono già in vigore, e che per quella parte che è variata perché ci sono norme nuove. L'unico regolamento nuovo è quello dell'IMU, che naturalmente forse richiede qualche di qui a concepire addirittura che forse anche gli stessi consiglieri di maggioranza non hanno avuto il tempo di poter discutere. Io credo che i consiglieri di maggioranza, al pari di quelli di minoranza, hanno avuto il tempo per riflettere sui documenti, per incontrarsi se ne hanno avuto voglia di incontrarsi. Noi ci siamo messi 2 sere, la settimana scorsa e questa e ieri sera, e abbiamo, dal nostro punto di vista, sviscerato quelli che, regolamento per regolamento, sembravano essere i punti non controversi, ma comunque che suscitavano una certa, richiedevano una certa esplicitazione maggiore, perché si trattava di qualche norma nuova che quindi richiedeva una qualche risposta. Per cui, stando così le cose, rigetto in modo più assoluto e sdegnato il comportamento, non il comportamento, ognuno è libero di comportarsi come vuole, le affermazioni che ha fatto il consigliere Rossi, quando naturalmente dà una motivazione in sé giusta, quella di rilevare che non c'è stata la convocazione, faccia poi rilevare, fatto poi rilevare affermazioni che attengono naturalmente a comportamenti che non ci appartengono, e quindi come tale li respingiamo. Qua nessuno è padrone, nessuno ritiene che l'amministrazione sia un fatto privatistico, anche se vorrei ricordare all'avvocato penalista che proprio la legge del 92 stabilisce che le amministrazioni comunali, gli enti locali devono essere gestiti a modi sull'esempio delle società private. Quindi il privatismo se proprio c'è nella legge. Detto questo, naturalmente, io ritengo che alcuni di questi regolamenti vadano approvati, soprattutto perché consentono di poter predisporre il bilancio. Siccome noi non vogliamo arrivare al bilancio all'ultimo momento, vogliamo accentuare il più possibile i tempi anticipandoli in modo da evitare di fare la gestione in 12esimi, anche per questo motivo io vorrei pregare i consiglieri di fare un mente locale su quelli che sono i regolamenti che più attengono alla formazione del bilancio, per cui sotto questo aspetto. Per me si potrebbero approvare tutti, perché d'altra parte, come ha detto il vice sindaco, ammesso pure che io non abbia avuto la possibilità di poter approfondire, ma il dibattito in consiglio è aperto. Il consiglio per questo serve, non per alzare la mano o per fare soltanto recriminazioni, ma per confrontarsi sulle idee, sui principi e non esprimere liberamente il proprio punto di vista, e credo che in altre circostanze i punti di vista anche della minoranza siano stati sufficientemente solo dibattuti, ma in qualche caso, in molti casi anche accolti. Quindi vorrei rivolgere una preghiera che non fa perdere tempo, non nel senso che qua possiamo stare più fino a domani mattina, non di evitare che l'amministrazione venga convocata un'altra volta, perché questo comporta spese, il consigliere Di Biasio. Voglio ricordare a chi ha ricordato che forse alle 15 di pomeriggio è bene non convocare il consiglio, ma siccome è un consiglio che comprende diversi regolamenti, abbiamo ritenuto opportuno di dare il maggior tempo possibile a tutti noi per poter dibattere senza la ristrettezza dei tempi. Se questo viene assunto, e assunto poi come una coppa, o addirittura una terza volontà, non ci sono volontà recondite, solo questo è stato il motivo per cui ci siamo incontrati alle 3, perché ritenevamo che ci sono molti regolamenti sui quali giustamente
e vedere che si intervenga da più parti, si sia il confronto il più aperto possibile. Non ci sono altre volontà. Vorrei ricordare però a chi richiama che c'è una norma che stabilisce che si eviti di aggravare i comuni di spese anche evitando le convocazioni, bisogna evitare solo le convocazioni quando l'ufficio non è occupato, perché questo darebbe la possibilità, se per esempio l'avessimo fatto domani pomeriggio rientro, è vero che rientro, però nello stesso tempo voglio dire che ci sono persone che vengono sottratte all'ordinaria, i giorni festivi sono a grave dispensa, proprio i giorni festivi non si potrebbe fare. Maggio non dice che si può fare i giorni festivi, si può fare perché è lasciato la libertà, la decisione, ma non è obbligo di fare il giorno festivo e non è indicato il giorno festivo. Questo che io sappia, se c'è stata una legge approvata ieri sera in Parlamento, non la conosco, ma se ci sono le leggi precedenti dicono, raccomandano di evitare i doppioni, di evitare anche i rinvii, perché questo significherebbe aggravare ulteriori spese, per cui anche di questa opportuna considerazione fatta circa il contenimento della spesa dal consigliere Di Piazza, io dico che se facciamo uno sforzo alcuni di questi provvedimenti possono essere varati. Grazie. Regolamenti che sono che attengono la vita dell'ente, della pluralità e anche
anche spingere dei cittadini. Non è un passaggio da parte nostra, diciamo, dilatorio, è un passaggio di approfondimento, è un passaggio di condivisione. Non potete oggi pretendere da noi, ma neanche dalla maggioranza, dalla stessa maggioranza, che oggi siamo in grado di poter esprimere, diciamo, dei giudizi sulle più regolamenti da portare. Io penso che non esiste questa parte. Oggi siamo in grado. Tanto è vero che il consigliere sinistra ha fatto un'osservazione. Allora, noi non siamo pronti. E vi diciamo che, dal nostro punto di vista, c'è tutta la volontà di voler contribuire insieme a redigere e a formare le regole. Questo è il nostro contributo, noi lo vogliamo dare attivo. Se questo non c'è il consenso di dare, diciamo, noi non partecipiamo alla seduta perché non siamo in grado oggi di poter esprimere giudizi e conclusioni su questo regolamento. Vorrei mettere a questo punto ai gruppi la proposta del consigliere Di Santi di sospendere per un breve periodo di tempo la seduta e quindi aggiornarci tra poco. Allora, siamo per la sospensione, primo per favore. All'unanimità, allora la seduta è sospesa per un breve periodo. Culturali, sociali, ricreativi, sportivi ed altro.
che negli ultimi anni l'azione della pubblica amministrazione ha risentito degli effetti della congiuntura economica e che per tali effetti, in questo contesto, il vigente testo unico degli enti locali consente ai pretendenti di reperire risorse attraverso la singola di contratti di sponsorizzazione. In particolare, l'articolo 119 del 2, pur confermando tale possibilità, la subordina a ricorrere alle seguenti condizioni: verso il momento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata, conseguimento di risparmio di spesa. Considerando che l'opera che viene ammessa la sola sponsorizzazione passiva, in cui lo sponsor stesso ottiene la pubblicazione della propria immagine tramite l'attività della pubblica amministrazione, e lo sponsor paga per questo fine un corrispettivo oppure concorre variamente a tutte le spese dell'iniziativa pubblica. Atteso che la prescritta legge 27 dicembre 1997, numero 449, all'articolo 43 si limita a prevedere la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare i predetti atti contrattuali, ma non detta nessuna disciplina positiva al riguardo. Tutto ciò premesso, si rende necessario approvare un regolamento ove, nei limiti del proprio potere di autonomia e nel rispetto della vigente normativa, l'amministrazione comunale definisca modalità e termini per il reperimento di sponsorizzazioni in occasione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altri in ambito cittadino. Per tali premesse si richiede l'approvazione del regolamento. Derivante dalla qualità anche di ordine morale dello sponsor,
messaggio pubblicitario pregiudizievole o dannoso, propaganda di natura politica, pubblicità diretta o anche collegata alla produzione, messaggi offensivi o contrari all'ordine pubblico, insomma, ecco, sono ovviamente indicazioni giuste, ecco, condivise. Però, per esempio, ecco, se io dicevo, ecco, dei finanziamenti della Geocast Stock, penso, io, siccome la Geocast Stock in un certo senso, pur non entrando in queste casistiche e con ogni probabilità, teoricamente non è, però essendo stato oggetto di un'attività di un certo spessore da parte dell'amministrazione nel momento in cui abbiamo dovuto dare delle indicazioni, allora sarebbe anche opportuno, allora voglio dire, una società del genere si facesse avanti, non perché voglio dire sarebbe pregiudizievole, assolutamente no, dal punto di vista morale, dal punto di vista del dannoso, però è una questione anche di sensibilità. Allora, qualora per esempio questo tipo di si concretizzasse, ecco, questo tipo di attività, io credo che anche il comune in questo caso dovrebbe essere attento, perché ripeto, ecco, dobbiamo essere anche come Calpurnia, la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto, insomma. Quindi io credo che debba essere anche ben forse chiarito con questo aspetto. Adesso si tratta di capire come indicato, se il Consiglio Comunale è d'accordo, ma dove forse è necessario, ripeto, precisare che comunque, qualora società o ente che siano venuti a contatto, ecco, per, voglio dire, per poter realizzare i propri obiettivi di natura economica, ecco, in questo caso sarebbe, ripeto, opportuno né prima né dopo, ecco, accogliere queste richieste di voglio dire di sponsorizzazione. Io mi rendo conto che in un certo senso andiamo quasi ad azzerare, ecco, la possibilità di poter, però voglio dire, anche questo è un aspetto invece significativo che noi dobbiamo, ecco, tenere in debita considerazione, ecco, per non dare l'idea che i dati che sono state prese con alcune decisioni prima, magari sono state chieste alcune decisioni o successivamente, quasi come una forma di benevolenza o di ringraziamento, insomma, danno delle somme, mettono a disposizione, ecco, delle somme, ecco, a favore del comune. Il resto, ripeto, credo che sia sia accoglibile, accettabile, e soprattutto, ecco, ribadisco questa necessità, perché molto spesso, ecco, le regole in proposito non erano chiare, sulla necessità appunto di poter avere un regolamento e poi anche, ecco, applicarlo pure con una certa, ecco, rigidità, perché molto, molto spesso la sensazione che le regole esistano, lo statuto, però, ecco, abbiamo visto nel caso precedente che di volta lo statuto date le indicazioni, per me, ecco, le indicazioni, ecco, soprattutto quando vanno nel senso di ampliare la discussione, di ampliare il confronto, devono essere fatte proprie da ciascuno di noi, dalla presidenza del consiglio, o dal sindaco, o dagli assessori, o da tutti i consiglieri.
consiglieri, quindi ecco, qualche volta le regole ci sono, però ecco, noi ecco, non li aiutiamo, non li aiutiamo. Questo aspetto sulle possiamo
formulare che è la lettura del prossimo consiglio. Per cui chiamo il gruppo per votare favorevolmente alle clave. Grazie. Penso che vada sempre il provvisionamento, posso confermarlo e fare in uscita subito al concreto di quello che è quello che ho detto prima, così sostanzialmente anche il tuo prego. Mi riferisco alla proposta del consigliere Di Piase, che sicuramente del quale conoscendo pensanti, posso dire, anzi proprio perché conosco il modo di pensare, posso dire che sostanzialmente è condivisibile la proposta, che però vedo generica, per tanti aspetti anche non praticabile, perché l'ideale sarebbe non chiedere l'autorizzazione a nessuno, questo sarebbe l'ideale. Però naturalmente se tu aspetti che lo sponsor autonomamente si faccia avanti, che venga detto, e se si fa avanti, claro, si fa avanti perché comunque o ha avuto o avrà. Ora, anch'io mi associo all'elogio che ha fatto il vice sindaco all'assessore Marco, perché ha previsto delle norme piuttosto stringenti e comunque la pubblicità è la prima volta che si introduce, cioè la pubblicità nella, tutto alla luce del sole e del giorno. Quando Franco dice, ma per esempio io cito pure il caso, probabilmente l'ha citato con pudore, naturalmente, il caso della Gio Cascotto. A Gio Cascotto dovrebbe essere escluso in partenza da poter dare un contributo per una manifestazione. Perché, dice lui, siccome c'è stato un contrasto iniziale, si potrebbe pensare che intanto si è chiuso perché questo è complicato. Vabbè, voglio dire, se vogliamo illazionare, se vogliamo trovare il capello nel ruolo, lo troviamo sempre, dovunque. È venuto uno a chiedermi di poter prendere in fitto un locale del comune. Perché va uno e dice, da tizio. Se c'è la pubblicità viene fatta la persona pubblica eccetera eccetera, ma se non c'è la pubblicità dice va bene, date le date o per ragioni politiche o per ragioni di partito o per chissà quale altro interesse, ma possiamo attestarci su queste posizioni di pettegolezza? Noi l'amministrazione è un'amministrazione pubblica, con questo non voglio assolutamente attribuire il pettegolezza a Franco, assolutamente. Cioè, voglio dire, ho generalizzato e quindi ho ampliato il discorso. Voglio dire, noi siamo un'amministrazione pubblica, quello che si deve chiedere al sindaco, alla giunta, a tutti noi, che gli atti siano specchiati e diventano specchiati quando c'è la pubblicità, attraverso la pubblicazione degli atti nei tempi stabiliti dalla legge, secondo i precetti della legge. Io mi sento tranquillo quando ho fatto questo. Dopodiché non saprei trovare altri argomenti a sostegno, anche perché mi compiace un po' il formatore. In questo regolamento, all'articolo 10, che poi ha risentito pure per quanto riguarda l'individuazione dello sposto, l'articolo 11, eccetera, ci sono dei paletti già troppo stretti, puntualizzano doverosamente i comportamenti che noi dobbiamo attenerci. Naturalmente tutto deve avvenire nella pubblicità e nella pubblicazione degli atti. Quando abbiamo fatto questo, poi alla fine se uno vuole fare l'azione lo faccio pure. Io dico subito, se la gioca scopo domani venisse qua e dicesse io finanzio al comune di Ferrandino la realizzazione della casa di riposo, io gli dico no, non voglio questo finanziamento perché abbiamo avuto contrasti per fare assolutamente no. Ben venga una proposta, purtroppo non vengono queste proposte. Grazie. Prego, generale,
brevemente, io tra l'altro mi sono occupato di quello del passato, pure di attività giovanili, quindi di manifestazioni culturali, e so l'intelligenza di ricevere queste forme di donazione a titolo di sponsorizzazione, so quanto è difficile, io mi rendo conto di questo, quindi anche il fatto di disciplinare ci pone con tutti quanti in una situazione di trasparenza e di legalità, perché qualche volta non volendo, possiamo anche, voglio dire, parte di un'attività che non viene, diciamo, proprio definita negli ambiti della legalità. Ora, mi dispiace aver portato quell'esempio, ma forse quello che più, diciamo così, è rilevante qua, ai fini dell'espressione del mio ragionamento, perché noi per esempio abbiamo anche condiviso in sede comunale questi investimenti, eccetera, però guardate, dobbiamo anche tenere conto che ci sono diverse sensibilità nell'ambito della popolazione. Ecco, di questo. Allora, chi per esempio non era d'accordo con questa operazione, noi lo siamo stati, ci siamo assunto delle responsabilità e l'abbiamo detto e abbiamo votato pure a favore della voce del giovane. Però chi ha una sensibilità diversa, ecco, forse si sentirebbe anche un po', voglio dire, mortificata che il comune, diciamo così, ecco, ricevesse, ecco, delle somme per probabilità che lo verrà, però il mio intendimento era quello anche di, ripeto, di avere attenzione con i confronti delle diverse sensibilità che ovviamente una città complessa come Ferrandina, diciamo così, ecco, riesce a esprimere. Quindi, ecco, da questo punto di vista, ecco, ripeto, potrebbe essere invece un malinteso, ecco, un atteggiamento, ecco, differente, anche se io, voglio dire, ho fiducia che laddove l'amministrazione, ecco, farà la valutazione, tenga conto un po', ripeto, di queste, ecco, diverse sensibilità, per cui noi potremmo, per esempio, pensare a qualcosa del tipo che qualora un soggetto o un ente sia stato, ecco, diciamo, oggetto di una rilevante attività amministrativa, ecco, come è in questo caso, forse sarebbe opportuno che non è di rilevante attività amministrativa, ecco, da questo punto di vista, proprio perché noi dobbiamo dare, cioè, l'idea di non ricevere più, pur di fare pecunia all'ora, disse il mio pensiero, se non mai, insomma, il denaro non ha ore, e invece no, ecco, è necessario anche da questo punto di vista confermare, ecco, da parte nostra quella, diciamo così, quell'atteggiamento forte, legale, che finalizzato anche a fare una, voglio dire, una distinzione, ecco, tra i soggetti che eventualmente, ecco, volessero offrire, ecco, delle risorse finanziarie a disposizione, ecco, per delle iniziative. Magari lo fanno con estrema, voglio dire, senza record, anche se mi rendo conto, come diceva il sindaco, lo sappiamo, ecco, quasi nessuno lo fa con quello, con quell'aria impostonante, insomma, come la fine, qualcosa c'è sempre, però una cosa che c'è un atto che volesse in un certo senso anche avere la benevolenza, è un'altra cosa, e invece quando, ecco, potrebbe assumere invece aspetti un po' forti, aspetti di sollecitazione magari a provvedimenti, allora, ecco, proprio perché noi dobbiamo avere la mente libera, ecco, qualora l'azienda dovesse essere nel mese successivo oggetto di
rilevanti di attività amministrative, io sarei tanto ad accettare e rifare. Questo è lo spirito che ho voluto precisare il mio pensiero. Per il resto, il complimento per chi con l'assessore ha avuto questa sensibilità di disciplinare un aspetto della vita amministrativa che fino a ecco, non era stato fatto. Grazie. Assessore Mastroi. Sì, giustamente qua del consigliere Di Sarti, io credo che in parte ciò che ha sottolineato il Presidente sia inserito nel punto 1 dell'articolo 10, cioè il rifiuto di sponsorizzazione in caso di conflitto di interesse tra le finalità perseguite dal comune e quelle perseguite dallo sport. Tra l'altro all'ultimo punto, all'H, si indica comunque il riferimento al rifiuto di sponsorizzazione in qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con legge o regolamento comunale, oppure inaccettabile per motivi di opportunità, eccetera. Quindi una battista di tempo. Grazie. Possiamo mettere ai voti il regolamento e di compresa la legislazione di cui indicata dalla Consigliere Sinisi circa secondo l'articolo 10 applicazione prevista nell'articolo 13 del regolamento. Allora, chi vota a favore? Anzi no. Unanimità. Votiamo anche per l'immediata esecutività. Chi vota a favore? Grazie a tutti. Passiamo alla proposta che prevede l'approvazione del regolamento comunale per le spese di rappresentanza. Chi chiede la parola? Necrologi, di amministratore. Non è
parlando dipendenti di servizio e ho parenti affini. No, non giù, non mai con parenti affini. Ex dipendenti, 15 metri per il pubblico adesso, con le spese necessarie per l'esposizione del nuovo processo di di amministratore in carica o ex amministratore. Votiamo anche per la immediata esecuzione di questa esecutività di questa legge.
norme dell'ex ministro Brunetta, e sapete che il ministro della funzione pubblica Brunetta opportunamente mise mano alla revisione di alcune norme ed altre invece le ha introdotte, che praticamente disciplina un po' meglio un po' tutto il rapporto che c'è istituzionale e anche personale nel rapporto tra il personale delle amministrazioni locali, non solo dello Stato, quindi le diverse amministrazioni, con gli enti di appartenenza. Sono norme che per tanti aspetti sembravano cogenti, ma che credo, alla luce poi di questi anni, nel dibattito che è intervenuto, molto spesso inizialmente sembravano norme non comprensibili o addirittura eccessive rispetto a quello che si chiedeva, però mi pare che sostanzialmente poi hanno introdotto, nella sostanza sono norme che hanno introdotto, o meglio, hanno concorso a rendere più consapevole la funzione del dipendente statale o comunale o provinciale o regionale, in modo da arrivare al migliore funzionamento degli enti, sia statali, sia comunali, provinciali e regionali, a tutto nell'interesse ovviamente della migliore funzionalità dell'ente, nel caso nostro del comune di Ferrantina, a beneficio ovviamente dei cittadini, perché l'obiettivo è sempre quello, cioè l'amministrazione nostra deve curare gli interessi dei cittadini o comunque intervenire in modo che si armonizzino gli interessi ad evitare che siano in conflitto o che peggio un conflitto determinato dagli egoismi imperanti, per quello che è possibile. Nel privato purtroppo l'amministrazione, per fortuna l'amministrazione non può intervenire, però quello che è l'ordine pubblico, quello che attiene alla funzione anche del singolo dipendente, io qualche volta quando ho fatto incontri con i dipendenti comunali non mi stanco mai di ripetere, anche se posso sembrare un ripetitivo fino alla noia, di ripetere, di sentirsi, ognuno dei dipendenti deve sentirsi come se prestasse servizio per la propria famiglia, perché questo è la nostra, il comune è la grande famiglia. Non è solo un'affermazione di ordine generale, è un'affermazione che io faccio con convinzione, e quanto più io stesso e tutti noi ne saremo convinti, compresi i dipendenti, credo che le cose miglioreranno. Quindi sotto questo aspetto Brunetta ha concorso moltissimo all'rafforzamento di questo rapporto civile, di dovere, di diritti ma anche di dovere, esaltando i diritti, non sempre sono tenuti in considerazione, ma soprattutto esaltando anche i doveri, perché spesso ognuno di noi è abituato a farsi carico, meglio a richiedere il rispetto dei diritti, ma quanto ai doveri naturalmente non se ne parla proprio. Tutto quello che sta avvenendo, questo scandalismo anche intorno all'articolo 18, a ben riflettere non avrebbe ragione di essere se per esempio tutti con maggiore maturità, nel rispetto ovviamente della dignità del lavoratore, attenzione, non vorrei passare per colui che vuole mandare, vuol mettere il padrone nelle condizioni di licenziare a tutti i costi, assolutamente no, nel rispetto del lavoratore, quindi del lavoro, mettere tutti nelle condizioni che con dignità possano fare meglio il loro dovere. E mi pare che Brunetta, per quanto riguarda la parte pubblica, ha concorso in questa direzione. Naturalmente ci sono ancora coloro che sono i lavativi, ci sono ancora coloro che quando possono svicolano, non si mettono sotto il gioco, come si dice, e interpretano la presenza, parlo in generale, la presenza nell'ente come una fatica, che certamente è una fatica, ma naturalmente è una fatica che se la si finalizza al bene comune, mi pare una, è un gioco che diventa lieve, come leggiamo in una certa scrittura, vero Franco? Non ti piace. Franco, sto chiamando le tue reticenze come le mie. Quando il gioco diventa lieve, è chiaro, diventa tutto più facile. Allora, per far diventare il gioco
essere seduto per 4-5 ore su una sedia, dietro una scrivania, un'altra cosa. Però io dico, è sempre più lieve che andare a zappare sotto il calore dell'estate, o fare una qualsiasi, o stare davanti a una bocca di un forno, di un altro forno e così via. Però se ognuno lo fa con lo spirito del dovere di concorrere al bene dell'ente, al bene della nazione e della parte, non si parla più di parte, ma credo che dovremmo cominciare noi italiani a parlare un po' di più, credo che il gioco diventa lieve e quindi accettabile. In questo senso il regolamento non fa altro che recepire queste norme, che sono norme, l'ha promesso, non è che da domani l'assessore del ramo o il sindaco si metterà con la sferza davanti alla porta del comune o in generale o interverrà nei diversi uffici per cercare di spirito di comprensione reciproca. Naturalmente l'appello va sempre fatto a consenso, con consenso va fatto l'appello e con consenso va ricepito, mi auguro, da tutti i dipendenti. E per la verità qui al Comune di Carandì non possiamo purtroppo lamentarci, naturalmente c'è qualche pecora zoppa, c'è anche qui, però nella sostanza è un Comune che assolve ai suoi compiti e io colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i dipendenti di quello che stanno facendo e mi auguro che lo facciano sempre con maggiore generosità nell'interesse dell'opinione pubblica e dei nostri concittadini. Grazie. Ci chiede la parola. Io mi rendo conto che diciamo, la gestione del personale è una cosa tra le più difficili. Da qualche mese ho preso il carico a livello regionale, io ho l'ufficio che sono qualche e voglio andare via subito perché mi rendo conto che non è una cosa semplice. Perché poi ecco, bisogna dare conto con quelle che diciamo così, le ansie, le aspettative, gli obiettivi e anche con un po' quelle che la vita ecco, delle persone con cui lavorano. Però io credo che uno sforzo in più, ecco, voi amministratori, ecco, è necessario farlo. Perché ormai tutti i comuni, tutte le amministrazioni sono dotati di sistemi di rilevazione, insomma, di quello che si fa e di quello che non si fa. I comuni, tutte le amministrazioni sono dotate con i customer satisfaction, una parola io non uso quasi mai, un valore diciamo così, in italiano, in questo caso è conducito, cioè quello che è il livello di soddisfazione e di competenza, perché poi nasce anche il concetto di coinvolgimento, di tax confidence, diciamo, no? Cioè ecco, il cittadino ci giudica e giudica anche con l'amministrazione, soprattutto da quello che è il livello dei servizi che noi riusciamo a dare, tanto ovviamente con personale. Quindi io credo, ecco, soprattutto non per rilevare chi, diciamo così, fa poco, ma anche per rilevare chi fa molto. Allora, con ogni probabilità, ecco, anche il comune di Ferrandina deve dotare di quei sistemi ecco, di rilevazione ecco, dell'attività che ogni dipendente fa, ripeto, soprattutto ecco, con l'intendimento di intervenire con laddove c'è anche cosa correggere, di rilevare con laddove qui lavora ecco, viene fatto bene e con professionalità, cioè, siccome noi ecco, ci vediamo, noi sappiamo già quali sono gli uffici che funzionano e quali sono gli uffici che non funzionano, lo sappiamo. Quali sono gli uffici che rispondono alle richieste dei cittadini? Io vorrei capire, secondo la legge 240, quante, entro quanto tempo rispondono a quelle che sono le richieste di chiarimento, di sollecitazione dei cittadini.
Io credo, credo, io non è che vengo spesso sul comune, non vengo mai, purtroppo, devo dire. Però ho la sensazione, ecco, che questi sistemi, diciamo così, di rilevazione, di capire esattamente l'attività che il personale con in essere, ecco, noi ancora a Ferratina non li abbiamo, diciamo così, attuati. Quindi forse uno sforzo in questo senso, uno sforzo in più, ecco, bisogna farlo anche per capire dove ci sono delle lacune, quindi per intervenire laddove, per esempio, ci sono doppioni di attività, ecco, quindi anche per meglio regolamentare e organizzare laddove magari c'è il dipendente che ha un carico eccessivo di lavoro rispetto a un altro che invece ha un carico inferiore di lavoro. Quindi, diciamo, con ogni probabilità dobbiamo anche, come imperativo, cercare di porre in essere quelle attività in modo da poter, diciamo così, avere gli strumenti necessari per sollecitare maggiormente questo personale e quando avere una maggiore attenzione nei confronti di quelle che sono le richieste da parte dei cittadini. Grazie. Ci sono altri che chiedono la parola? Credo proprio le considerazioni fatte testé dal consigliere Di Piase ci possono ricordare che noi non nasciamo oggi con questo regolamento, l'ho detto prima, noi rinnoviamo il regolamento che era già vivo operato, certamente di Forza Franco, Pepe, che è stato pure consigliere, chi è stato consigliere sa che questo regolamento funzionava già da alcuni decenni. Naturalmente lo innoviamo recependo le ultime norme introdotte dal Ministro per la Funzione Pubblica. Il regolamento oggi si presenta attualizzato da quelle norme e vorrei ricordare che abbiamo anche a capo del nucleo di valutazione fa la valutazione sui diversi uffici, tanto ci sono stati anche dei risentimenti, eccetera, però voglio dire quello che si è accettato. Il dottor Scalese, che adesso è in scadenza, doveva essere, quindi noi dovremmo rinnovare praticamente il capo del nucleo di valutazione a breve, perché si è in scadenza. Però il regolamento risposta era a quelle sollecitazioni alle quali si faceva riferimento, perché ho detto, l'ottimo non l'abbiamo raggiunto nel rapporto con il personale deve stabilire un diverso rapporto con l'amministrazione, non in quanto rappresentata la sarebbe la meglio, ma in quanto l'amministrazione, che non è né partitica né niente, anche quando rappresentasse degli indirizzi partitici, e l'amministrazione, il capo dell'amministrazione deve saper porre al di sopra delle parti. Quindi, sollecitare i nostri dipendenti a rendersi conto che svolgono una mansione onorabile e onorata al servizio dei cittadini, credo che questo di per sé dovrebbe renderli paghi, oltre naturalmente agli emolumenti, perché non c'è lavoro senza la giusta mercede. Quindi sotto questo aspetto noi siamo impegnati e ringraziamo del lavoro che certamente vorrà dare. A conclusione di questo dibattito che ha visto impegnati sui regolamenti del Consiglio Comunale, io voglio esprimere il vivo ringraziamento a Michele Febre e ai due consiglieri del PD per la disponibilità dimostrata a raggiungere un'intesa sulla quale l'amministrazione, voglio ringraziare il capogruppo Sinisi e tutto il gruppo di maggioranza che hanno consentito ovviamente questo avvio di discussione per evitare che si interrompesse il Consiglio o andassimo avanti, procedessimo sulla base soltanto di una maggioranza che noi abbiamo, laddove i contributi che sono stati espressi certamente sono stati validi e sono da tenere in dovuta considerazione. Così come mi auguro che
già il Presidente ha detto che vorrà promuovere l'incontro dell'Assemblea dei Capigruppo, convocare l'Assemblea dei Capigruppo, per cui appena lo farà ci metteremo nelle condizioni di poter ritornare in Consiglio per gli altri regolamenti che abbiamo dovuto doverosamente rinviare proprio in accoglimento delle giuste richieste che sono venute e da un'altra. Grazie. Consigliere Silvio. A nome del gruppo ringrazio la Lamina che avanzando proposte alternative hanno avuto un ruolo attivo di critica costruttiva. Una minoranza ha il diritto di esercitare la sua critica verso le politiche di maggioranza, ma anche il dovere di proporre proprio soluzioni. Chi nella minoranza vuole continuare a rieleggere a titoli non ama i suoi cittadini. Per questo vi ringrazio questa sera. Grazie. Allora, possiamo mettere ai voti il criterio generale per la definizione del nuovo regolamento di giudizio dei servizi. Chi vota a favore deve farsi la mano. All'unanimità. Votiamo anche per la immediata disponibilità della legge. Si vota a favore, all'unanimità. Allora, a questo punto dovremo procedere con la nomina del nuovo editore dei conti per il prossimo triennio 2012-2015. Prima di procedere vorrei cortesemente nominare l'ufficio per la nomina, quindi la nomina di due consiglieri che fanno nella, poi per poter procedere alla votazione. Consigliere Pepe e consigliere Pepe. Bene, brevemente vorrei passare la parola al deputato di Mario Paolo Finanziaria che è l'industria, brevemente l'operato. Grazie. Questo io non ho, diciamo, certezze, però mi dicono
prefetture in qualche modo abbiano fatto pervenire gli avvisi agli enti locali per procedere, diciamo, al nuovo dispositivo che prevede questo decreto ministeriale pubblicato dal 20 marzo 2012, nel quale ovviamente c'è tutta una procedura differente rispetto al passato e che prevede, diciamo, specificamente per quanto riguarda la nomina, un procedimento che avvenga attraverso una gestazione, un sorteggio e non attraverso una effettiva nomina da parte del politico. Per cui io, diciamo, ovviamente, siccome è una materia che diciamo, c'è una legge, poi c'è un decreto ministeriale, poi ci sono ancora regolamenti che stanno mettendo, cioè, non è chiarissimo l'interpretazione, anche a me, diciamo, non è molto chiaro. Però io, ecco, non voglio esimermi da lanciare un monito anche che in qualche modo possa accoglierlo e ci può dare delle indicazioni della segretaria comunale, appunto, diciamo, prima di procedere anche a tutela, diciamo, del nominato in questo caso, ma anche a tutela di chi effettua la nomina e che quindi, diciamo, potremmo anche arrivare a un provvedimento che sia legittimo nella sua sostanza e quindi non lo so, se, diciamo, se non abbiamo certezze in questo, io so che la prefettura in molte prefetture, non so se questa, in molte province, in molte regioni hanno già emanato, diciamo, comunicazioni dicendo in qualche modo vincolando gli enti locali, diciamo, a revisione questo elenco e, diciamo, a trasferirlo per la prefettura, perché poi questo provvedimento in qualche modo si andrebbe a concludere o comunque a mettere in campo presso le prefetture, non presso l'ente locale. L'ente locale dovrebbe in qualche modo solo, diciamo, di fatto prendere atto delle trazioni effettuate in quella fine. E quindi io, se permangono queste, diciamo, non ci sono da parte della segretaria certezze su questo punto, diciamo, io non ne ho in questo momento, prenderei, diciamo, anche su questo punto un po' di tempo, o comunque se voi ritenete di andare a un voto, diciamo, il gruppo, diciamo, si atterrebbe, perché non è chiara questa interpretazione di queste normative, se già non dico voglio comunque nelle more, diciamo, anche delle entrate in vigore, per ragazze, il decreto è stato pubblicato, non so se bisognerebbe ancora attendere un nuovo regolamento del criminale, però anche su questo punto so che ci sono varie interpretazioni. Per non arrivare ad inficiare un provvedimento, diciamo, anche a tutela di chi verrà nominato, credo che comunque, diciamo, laddove non fosse andato in vigore, questo ente comunale, se volesse comunque andare incontro a quella della legge, diciamo, oggi in qualche modo dichiara quello di procedere, diciamo, a sorteggio, perché, diciamo, è un qualcosa che dal punto di vista anche della moralità garantisce tutti i soggetti che hanno fatto domande, quindi sono iscritti all'albo, diciamo, questo è un qualcosa su cui, diciamo, io mi sento di non prendere oggi una decisione, diciamo, in maniera affrettata. Allora, il gruppo che ha presentato il documento del consigliere Santi è il vigore 4 aprile prossimo 21. La prefettura non ha firmato nulla, anche perché il ministero dovrebbe predisporre gli elenchi dei cosiddetti dei revisori che hanno avuto diritto a poter far parte di questa legge. In tal senso sono pervenuti, perché siccome la norma ancora non è chiara per quanto concerne le distinzioni da parte dei revisori, ma per quanto concerne la nomina da parte del pubblico latino, siamo perfettamente in linea con la legge attualmente. Perché, dicevo, il Ministero dell'Interno ancora non ha diramato le quali sono le direttive per la continuazione dei lavori dei revisori, tant'è che molti revisori a tutt'oggi stanno ancora in banco richieste, interpretando la legge che ancora non è chiara, facendo le domande
ai singoli comuni, a seconda delle classi di comune, verrà inserito meno nelle classi, appunto nelle classi stesse dei comuni. Per cui, di fatto, la norma ancora non è in vigore, direttive da parte del Ministero non ce ne sono state, e la nomina, così come viene fatta da questo Consiglio Comunale, ha da legittimità tutti gli effetti. Di fare e di anticipare anche un po' i tempi.
e quindi una rapporto quelle che sono le eventuali adesioni, e io ne ho visto un numero sempre di 21. Va bene, e non si procede in questo modo all'estrazione della persona che sta nominando come divisore con i compiti. Cioè, ecco, il mio, ecco, la mia riflessione va nel senso, proprio perché anche la è stata rilevata, ecco, dice, questa, diciamo, mancanza di terzietà, per cui, ecco, invece i comuni hanno bisogno qualche volta di essere fortemente, ecco, richiamati nel lavoro, nella gestione, ecco, del bilancio, ecco, e allora noi faremo, ecco, questo punto un grande atto di trasparenza, messo che, come voglio dire, qui si dice che effettivamente di fatto una norma che già esiste, ma che per motivi procedurali soltanto, non perché non è valida nel suo contenuto, perché il contenuto è validissimo per le ragioni che ho detto prima. Allora, ecco, è possibile, ecco, queste comuni, che questo comune, ecco, abbia anche una posizione, ecco, di, diciamo così, antesignata, e possa, ecco, di fatto, nel momento in cui, ecco, si decide di l'estrazione, ecco, del diciamo così, del nuovo revisore con i conti, si avvicina in questo modo, ecco, ripeto, la normativa che già esiste. Ecco, da questo punto di vista, io credo noi, ecco, l'amministrazione farebbe un grande atto di sensibilità e anche un grande atto, ecco, di rilevanza ai fini della trasparenza. Grazie. Allora, faccio riferimento all'intervento che mi ha fatto poc'anzi il consigliere di Santi. Lui dice, ha ragione in questo modo, condivido parzialmente l'intervento del consigliere di Santi. Se noi oggi votiamo, poi leggiamo il previsore, noi ci asteniamo dalla votazione. È un modo non condivisibile, se vuoi, una premessa per un'altra. Se noi abbiamo una norma che, diciamo, la cui attuazione, va bene, è spostata per quanto ci è riferito dal punto di vista con molta puntualità responsabile dell'area, e avremo che non vai dare tutto questa legge. Ci sono 31 che hanno fatto leggendo di una noce. Ci sono 31 che hanno di la mano. No, ha sospeso tutte le procedure, non mi deve andare a smettere, su internet lo trovate. La prefettura di Cuglia Grazie.
possiamo? Sì. La norma è precisa. Il ministro dell'Interno non solo ha emanato praticamente questo decreto in tempi non sospetti, ha avuto la sua approvazione, ma nel decreto è detto con molta chiarezza che il provvedimento va in vigore con successivo avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, verrà fissato in termini non superiori a 30 giorni dall'avviso stesso, entro i quali i soggetti già iscritti nell'elenco valido al 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso. Questo è riferito ai professionisti. Ma è detto con molta chiarezza. I nominativi dei revisori dei conti a decorrere dal 1 marzo 2013 fino al 31 dicembre 2007 saranno estratti nell'elenco aggiornato secondo le modalità di cui al comma 3. Il comma 3 precisa le modalità. Per la fase a regime che decorre dal 1 gennaio 2014, il mantenimento nell'elenco per i soggetti già iscritti, cioè questa è tutta la disciplina che interessa ovviamente i professionisti. Però la norma transitoria, a decorrere dalla scadenza del termine di quell'articolo 5, non trova applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni del Presidente, cioè copre il periodo di qui al 2013 e poi al 2014. Come se nulla fosse, evidentemente, in tanta confusione che si stava generando e che investiva anche alcune prefetture, il Ministero dell'Interno ha sentito, ha avvertito il bisogno di emanare, nasce l'elenco delle revisioni degli enti locali, include la disciplina delle sue modalità di formazione e aggiornamento è transitoria e andrà a regime dal 1 gennaio 2014, quindi transitoria dal 2013 a regime 2014, ma oggi siamo praticamente è in vigore la vecchia norma. Detto questo, per cui non siamo assolutamente fuori dalla norma, Franco Di Piastri sarebbe una dimostrazione di grande sensibilità se l'amministrazione rinunciasse a questo diritto di avvalersi della prerogativa di scegliere, diciamo, il nominativo. In linea di principio è valido questo principio. Ma se mi lasciassi consigliere, in linea di principio è valido. Certo che se dovessi seguire quello che ha fatto la Regione Basilicata fece una legge, la 32 del 2000, in cui disse che a partire da una certa data i revisori dei conti dovevano essere scelti a sorteggio per estrazione. Quella stessa regione ha cambiato la legge che aveva fatto ed è tornata alla norma che noi stiamo applicando. Detto questo c'è la designazione, d'altra parte, scusate un momento, tutte le belle parole non vi offendete, ma se voi foste qua a questo punto rinuncereste, senza mettere in dubbio la vostra sensibilità, rinuncereste a questa prerogativa di scegliere autonomamente il proprio rappresentante? Scusate, non metto in dubbio, però voglio dire, credo che a pensar male, dice Andreotti, si fa peccato ma spesso si azzecca. Grazie. Prego, mi fa, sindaco, la prerogativa, il conto non ce l'ha più, di fatto non ce l'ha più, perché ha un provvedimento già approvato, è stato per fatti organizzativi e procedurali sospeso l'applicazione. Cioè voglio dire, quando tu dici perché ci dobbiamo spossessare, non fai la legge, la tu sto sbagliato, io non valuto, io non voglio valutare, con ogni probabilità posso anche condividere in teoria
però oggi come oggi esiste una legge che ha deciso che il revisore dei conti, per le ragioni che indicavo, non sarà più nominato dal Consiglio Comunale, bensì sarà estratto a sorte, e che soltanto, ripeto, per motivi procedurali. Quindi, voglio dire, è di fatto il Comune questo potere non ce l'ha più e non lo dovrebbe più esercitare. Adesso per una questione di convenienza e di trasparenza, dico, di trasparenza, di opportunità, perché significa anticipare ciò che la legge già prevede. Questo è il senso del mio intervento. Poi, io ho letto questa comunicazione del Ministero dell'Interno, diciamo che una paginetta, dice l'articolo 7, invece, cioè, i revisori vengono conoscenti per estrazione a sorte, eccetera, l'articolo 7 indica che le modalità e i tempi per il comunicamento domani prende sicuramente in via telematica, in un termine, eccetera, cioè, la disciplina delle tue modalità di promozione e aggiornamento è transitoria e andrà a regime dal 1 gennaio 2014, ma mica dice quello che ho, mica dice che è entrato in vigore della legge del 2014, non dice questo, dice la disciplina delle tue modalità di domanda che attualmente è transitoria. Che dice che quindi questo non dice niente, cioè anche il ministro non dice niente, non sa niente delle parole. Ma fatta la legge. Allora, io esprimo dubbi su questa cosa, perché le prefetture, io con certezza, si sono già adoperate in altre regioni, comunicando gli italiani e locali di non potere. Dopodiché, non è che stiamo pregando, ma noi abbiamo esperto un mondo, cioè questo mondo può essere accolto o non accolto, sapendo che siamo noi regioni prodasso, per cui noi alla fine del mondo, se lo approviamo al prossimo consiglio che faremo per gli altri regolamenti. Cioè, ma vogliamo un po' tutto, non c'è niente. Questo non ci impedisce di approvare, anche con il nostro diciamo, voto, tra 10 giorni, perché diciamo, il revisore oggi ha ancora in carica, fondamentalmente, svolgere più con più. Quindi nell'incertezza io mi tornerei, come anche come maggioranza, un po' di più. Questo è un elemento particolare. Poi, se volete sorgere, siamo comunicato per i revisori dei conti non si ricordano, sono scelti mediante estrazione a sorte da leggo formale senza nominazione del presente decreto. Completata la fase di formazione del decreto. Il Ministero dell'Interno rende conto la vendita della fase. No, aspetta, il fatto che dicevi, tant'è che dice, siccome si deve c'è una fase attuativa di questo decreto, al successivo articolo 3, il comando dice, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5,1, cioè quindi dalla formazione dell'elenco, scade l'obbligo per l'applicazione delle norme di cui al 267 dice. Proprio perché consapevole che c'è una fase di transizione, che c'è un procedimento che presumibilmente verrà impegnato il Ministero per tutto il 2012, tant'è che la prima applicazione è la porta 2013. Questo dice il decreto. Proprio a salvaguardia, siccome per non far venire meno la continuità di un organo che voglio ricordare a tutti, perché lo so, è un organo fra sono persone iscritte in un apposito albo che dipende dal Ministero della Giustizia, non è che è gente, è un apposito albo professionale. Questo è quello che va bene. Allora, a questo punto possiamo procedere con le votazioni. Discutatore, allora, prete e pepe distribuiscono.
così restituisce. Naturalmente vogliamo ascrivere il tempo. Sì, non è un partito.